È ovviamente una situazione in evoluzione, quella che sta vivendo la nostra città, il nostro, più in generale la situazione del nostro territorio, in un momento nel quale ovviamente si stanno ridefinendo una serie di regole fondamentali. Intanto il tema relativo al piano vaccinale, che guardiamo con grande attenzione. Questo pomeriggio ho convocato un comitato ristretto dei sindaci proprio per fare il punto con la ASL sulla pianificazione che si sta per mettere in campo anche a seguito della rivisitazione, chiamiamola così, della governance a livello nazionale. Ovviamente l'obiettivo è quello di spingere sul piano vaccinale in termini di accelerazione, in termini soprattutto di estensione rapida a tutte le categorie che in questo momento stanno spingendo per ottenere una vaccinazione in tempi stretti. Pensiamo in particolare alle categorie fragili. E poi c'è il tema relativo alla gestione dell'emergenza con le misure che il governo sta valutando. Quindi siamo in una fase di transizione. Per quanto riguarda i numeri, la nostra città continua ad essere tutto sommato sotto controllo in termini numerici, decisamente inferiore rispetto a quelli di altre realtà, però resta, come è stato più volte detto, l'elemento delle varianti che al momento non ci può consentire assolutamente di abbassare la guardia, ed è l'elemento che fa la differenza. Non è tanto il numero assoluto dei contagi, ma è la percentuale del numero di varianti rispetto al numero di contagi che ovviamente cambia anche le misure che vengono adottate. Quindi mantenere alta l'attenzione, assolutamente, continuiamo nella direzione che abbiamo preso anche nell'ultimo fine settimana, nel rispetto dell'ordinanza che ho emanato per evitare gli assembramenti. È un momento decisivo, dobbiamo assolutamente accompagnare la campagna vaccinale, dobbiamo farlo con senso di responsabilità e con la consapevolezza che dipende da ciascuno di noi.